Buonasera amici di Pole Position, in Pole Position con noi questa sera Alfa Laval S.P.A. Abbiamo con noi il vicepresidente Operation Massimo Balestrini. Buonasera e benvenuto. Buonasera a Pole Position. Grazie. Parliamo di un settore metalmeccanico. Esatto. Allora, parliamo un po' della storia dell'azienda, che è una storia molto storica, direi. Nasce un'azienda svedese, nasce nel 1883 da Gustavo Della Valla, però lei ci può dire il resto. Esatto, sì, diciamo che nasce nel 1883 da questo importantissimo personaggio, Gustavo Della Valla, che lanciò questa azienda e si è sviluppata negli anni. Questa azienda oggi si è espansa in tutto il mondo e voglio dire dei numeri, no? Perché è importante, 55 paesi, esatto. 37 unità di produttivi, 45 miliardi, cioè veramente... Sì, diciamo che oggi si è espansa in tutto il mondo, che noi abbiamo una rete capillare di circa 55 sedi commerciali in tutto, certo, il mondo, per coprire tutti i nostri clienti. Abbiamo un'attività di service e after sales praticamente ovunque e siamo presenti in 37 paesi con i nostri stabilimenti produttivi. Ed è quotato in borsa? Ed è quotato in borsa a Stoccolma. Mm-hmm. Il gruppo fattura oggi circa 4,5 miliardi di euro e conta circa 18.000 dipendenti. Il nostro principale area di applicazione sono tre, mm-hmm, aree tecnologiche, che sono la gestione dei fluidi, lo scambio termico e la separazione e la filtrazione. I nostri prodotti trovano applicazione in molteplici settori merceologici, che vanno dal settore residenziale, mm-hmm, al settore industriale, farmaceutico, chimico, alimentare e navale. La missione della vostra azienda? Diciamo che la missione della nostra azienda è che Alfa Laval nasce e diventa sempre più importante, perché la nostra missione è di aiutare i nostri clienti nello sviluppo, di aiutare i nostri clienti nel successo e ovviamente aiutare le persone nel pianeta. Infatti uno dei punti è la trasparenza, appunto l'impegno verso la sostenibilità e l'attenzione ovviamente etica, che è un fatto molto importante, sì, in cui insomma ci tenete molto a sostenere. Esatto, lei è estremamente giusta. E perché secondo lei? Perché queste fanno parte dei nostri valori proprio aziendali. Mm-hmm. Noi siamo un'azienda svedese, abbiamo questo tipo di missione e in cui ci crediamo tutti, nei nostri tutti i paesi. Noi ci basiamo su quattro business principle, come diceva giustamente lei, mm-hmm, che uno è la trasparenza nelle nostre comunicazioni, che deve essere sempre trasparente e in maniera corretta, certo, ci teniamo molto alla riservatezza. Un'altra cornerstone del nostro business principle è il pianeta. Tutto quello che noi facciamo, i nostri prodotti, abbiamo ragione di esistere e di crescere, perché tutto quello che facciamo è in funzione della sostenibilità del pianeta. Abbiamo un impegno, soprattutto etico, perché tutto quello che facciamo deve essere a livello etico e nel rispetto degli altri e delle persone che lavorano con noi. Ed ultimo, è anche molto importante, perché noi abbiamo la missione di accrescere le nostre persone nell'ambito della sicurezza e del benessere. Progetti futuri? Progetti futuri noi abbiamo nel campo della sostenibilità, abbiamo due progetti estremamente importanti che sono stati lanciati dal gruppo a livello internazionale su tutte le realtà, come dicevo prima. Uno si chiama iCare, che è un progetto che praticamente... Ecco, ci può dire in poche parole? Sì, pochissime. Anche i nostri amici da casa, perché sì, stiamo, certo, parlando di un discorso tecnico. Certo, ci tengo molto, perché è un progetto estremamente importante, uh-huh, che si interfaccia sulle persone, che sono il nostro asset più importante che abbiamo in azienda. Per cui questo iCare è un programma che cura il benessere delle nostre persone e la sicurezza. Noi abbiamo l'obiettivo di avere zero infortuni in tutte le nostre realtà, perché è quello che noi teniamo soprattutto, perché vogliamo che le persone tornino a casa la sera come sono venute nei nostri stabilimenti il primo giorno, e sappiamo tutto quello che sta succedendo adesso, l'attenzione agli infortuni che ci sono. Certo. Per noi questo tipo di programma è estremamente importante, cui teniamo molto. La seconda, ovviamente, come tante aziende, ma per noi estremamente fondamentale, è la riduzione della CO2. Abbiamo lanciato questo progetto che nel 2030 vogliamo essere carbon neutral, nel senso zero emissioni, ma abbiamo anche un programma intermedio adesso, entro il 2023, di ridurre il 50% delle nostre emissioni per quanto riguarda tutta la nostra supply chain. Per cui sono due progetti estremamente importanti nel campo della sostenibilità. Bene, faccio in bocca al lupo. Grazie, grazie. Allora, abbiamo parlato della Svezia, però che cos'è Alfa Laval in Italia?
Alfa Lavalle in Italia, guardi, nasce 110 anni fa. Per cui quest'anno abbiamo, nel 2021, abbiamo celebrato 110 anni di presenza in Italia. Il primo insediamento è stato fatto a Milano per la produzione e commercializzazione di separatori nel campo alimentare. Dopodiché il gruppo ha deciso di investire sempre di più in Italia. Oggi abbiamo sedi commerciali, la sede più importante commerciale che abbiamo è a Monza, che è la sede, diciamo, generale. E poi abbiamo altre due sedi commerciali, una a Poggi Bonsi, che è vicino a Firenze, Siena, esattamente, Siena. No, giustissimo, fra Siena e Firenze, perfetto, per il settore oleario, e ne abbiamo un'altra a Genova per il settore marino. Sul territorio italiano abbiamo anche quattro stabilimenti in questo momento, uno a San Bonifacio e uno a Bergamo. Ecco, parliamo proprio di questo di San Bonifacio, che è, diciamo, il nuovo stabilimento che è nato, l'ultimo nato, se non sì, diciamo che lo stabilimento di San Bonifacio abbiamo avuto, come dicevo prima, il 2021 è stato un anno estremamente importante per noi, perché oltre a celebrare i 110 anni, il gruppo ha deciso di investire in due grosse realtà. Uno, abbiamo investito in questo nuovo repairing shop che è stato fatto a Monza per tutto il mondo dei separatori, e questo per dare ancora un'attenzione sempre più importante ai nostri clienti anche per quanto riguarda il post vendita. Noi abbiamo creato questo che ha... Io sono curiosa, il mondo dei separatori, ovvero per i nostri amici a casa? Il separatore, guarda, il separatore, diciamo che è un prodotto fantastico che dà la possibilità di separare sempre quando ci sono due liquidi con peso specifico diverso. Quando lei deve separare qualcosa per fare l'olio d'oliva, per fare il vino, per fare il latte, anche per dividere le piastrine dal sangue, i nostri separatori. Per cui diciamo che i nostri separatori hanno la possibilità di interfacciarsi dal mondo della farmaceutica al mondo delle centrali del latte. Diciamo che Alfa Lavalle in Italia forse è nata e tutti la ricordano come le mungitrici, le centrali del latte, poi si è evoluta con tanti altri prodotti. Questo sono il mondo dei separatori. Grazie. E mi stava dicendo per quello che riguarda la sede di San Bonifacio. Esatto, qui abbiamo fatto un investimento estremamente importante a San Bonifacio. Abbiamo inaugurato questo nuovo stabilimento nel 2021, recentemente. È uno stabilimento che nasce per la produzione di scambiatori di calore saldo brasati per il mercato della refrigerazione e del condizionamento. È uno stabilimento che ha tutte le tecnologie più avanzate in questo momento, nel senso che abbiamo fatto una grossissima parte di automazione, un grosso sviluppo per quanto riguarda la parte di, ovviamente, di sostenibilità, ma anche di digitalizzazione e di controllo di tutti i vari processi, per cui è uno stabilimento estremamente avanzato. È uno stabilimento che si estende su un'area di metri quadri in totale di terreno di 31.000 metri quadri e oggi occupa circa 300 persone. Un dato ancora mi piace dire, che l'anno scorso ha prodotto circa 2 milioni e mezzo di scambiatori di calore finiti, per cui un impatto importante, estremamente importante per noi. Certificazioni, sì, diciamo che una cosa che in questo stabilimento abbiamo anche creato, perché noi diciamo sempre che per noi il cliente è fondamentale, no? E noi esistiamo soltanto per il successo del nostro cliente. Certo. Per cui abbiamo creato anche un laboratorio, un centro di ricerca tra i più importanti d'Europa, per i nostri settori, in cui possiamo testare i nostri prodotti, validarli e anche dare la validazione dei prodotti dei nostri clienti tramite il nostro stabilimento. Questo è stato visto veramente come un passo estremamente importante. No, la cosa che mi incuriosiva di questo centro di San Bonifacio è che si possono fare delle repliche anche me lo spieghi meglio. Perché... Sì, diciamo che lo stabilimento di San Bonifacio, come dicevo prima, Alfa Lavalle ha circa 37 stabilimenti in giro per il mondo. Noi abbiamo quattro stabilimenti di cui sono responsabili che fanno la stessa tipologia di prodotto, diciamo un cluster di stabilimenti, e ne abbiamo uno negli Stati Uniti, uno in Cina e uno in Svezia, che praticamente producono in maniera diversa, comunque prodotti simili a questo tipo di quello che abbiamo creato a San Bonifacio. Però quello di San Bonifacio è il più avanzato perché è il più moderno e tutto il resto. E che tipo di clientela di riferimento? Le sono severi? Che tipo di... Estremamente severi, perché noi diciamo che abbiamo dei clienti che sono estremamente importanti. Adesso non potrei menzionarli tutti perché qualcuno sarebbe contento. Ce l'ho noi possiamo dire che abbiamo Daikin, abbiamo Clivet, abbiamo Carrier, abbiamo Vaillant, abbiamo Mitsubishi, abbiamo tutti i clienti più importanti sia nel campo della refrigerazione e del riscaldamento. E per loro la fondamentale è la qualità, tempi di consegna. Noi abbiamo una qualità a livello automotive, perché per loro la precisione di consegna, i nostri tipi di qualità è fondamentale.
Ed è per questo che questo stabilimento è certificato con tutte le certificazioni ISO più importanti, che vanno dalla qualità, ovviamente alla sicurezza, all'ambiente, al risparmio energetico. Ma se mi consente ne voglio menzionare solo una, che è fondamentale. Abbiamo raggiunto una certificazione che si chiama ISO 55001, che si chiama Asset Management, che praticamente racchiude tutte le altre certificazioni, diciamo che è la madre delle certificazioni, dove c'è una grossa attenzione anche un one asset, che è le persone. E diciamo che Alfa Laval San Bonifacio è il primo stabilimento nel gruppo a essere certificato e forse anche uno dei pochi o l'unico in Italia e dei pochissimi in Europa. E di questo siamo veramente orgogliosi, perché dà ulteriormente una sicurezza di prestazione, di attenzione alle nostre persone e ai nostri clienti. Ringrazio. Ringrazio Massimo Balestrini, il vicepresidente Operation di Alfa Laval. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi a Pole Position. Grazie. Amici di Pole Position, grazie ancora una volta per aver seguito questa storia italiana e internazionale. E ci vediamo alla prossima. Amici di Pole Position, buonasera, ben ritrovati, Danny Mendez in vostra compagnia e in compagnia questa sera con voi ci sarà la Velox Barchita e vado a introdurvi subito i CEO, Carlo Antonio Butti, buonasera, buonasera, e Valentino Sabatino, buonasera, Marketing Director. Esatto. Allora, stiamo parlando di un settore dell'industriale, macchinario industriale del lavaggio. Settore pulito. 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 Partiamo un po' di quello che è la storia di questa azienda centenaria che nasce nel 1900. Quasi. Mi ha fatto un lifting, quindi siamo a 93. 93, dai, sono voluta invecchiarmi, grazie. Siete giovanissimi. 93 anni di esperienza nel settore del lavaggio. Nasciamo appunto nel 1929. Uh-huh. Il mio nonno Antonino Barchitta, che dalla Sicilia è venuto a Milano per studiare, perché si è laureato alla Bocconi, era tra i primi laureati della Bocconi, ha iniziato a produrre delle attrezzature a cucina che erano per la patate, tritacarne, poi si è cambiato prodotto e ha portato in Italia nel 1929 la prima lavastoviglie industriale italiana. Prima con una collaborazione francese e poi da solo. E la prima macchina che abbiamo ancora nel museo dell'azienda è stata regalata al Papa Pio XI e ritirata dopo 50 anni funzionante dal seminario di Venegono. Quindi abbiamo una passione per il lavaggio, a questo punto. Io sono curiosa, una passione anche di il nome, Velox, deriva da? Lì sono arrivato in ritardo per capirlo, perché avevo 5 anni quando è morto il nonno. Allora, da quello che mi hanno raccontato, Velox è perché le macchine che faceva il nonno erano veloci a fare quello che facevano, e quindi davano una mano, quindi erano Velox, macchine Velox. Poi è arrivato papà, che era un latinista, e il secondo marchio dell'azienda, che era quello posizionato sulle macchine, era Velox l'Arista. L'Arista in latino dovrebbe indicare esattamente il termine esatto, non lo so, ma per lui indicava pulito, era una cosa, una sensazione, non so se era una parola esatta che indicasse qualcosa di pulito, comunque era relativo al pulito, e in più era l'Arista, lava, sterilizza e asciuga. Quindi è tutto, c'è una connessione, uno studio. Assolutamente. E poi nel marchio abbiamo venuto dopo una barca, perché secondo lui Barchitta e Barchetta ci stava bene. Abbiamo messo anche quello, quindi abbiamo fatto un putpourri. No, molto interessante, sì. Molto. Allora, qual è il vostro rapporto con i vostri clienti? Allora, diciamo che noi abbiamo affrontato il discorso in maniera molto personale. Non facciamo un prodotto che vendiamo a tutti, facciamo un qualcosa che viene ottimizzato. Cioè, infatti, quando noi facciamo una macchina per un nostro cliente, partiamo sempre: che cosa hai bisogno? Quindi io chiedo a te, mio cliente, che cosa devi lavare, come devi lavarlo, quanto devi lavarlo, cioè in quanto tempo vuoi che venga lavato. Certo. Poi dopodiché, dopo uno studio approfondito su quello che sono le esigenze del cliente, gli fai la macchina customizzata. Certo, quindi molto personalizzazione. Molta personalizzazione, ed è importantissimo, perché non puoi avere una macchina che va bene per tutti. E parliamo di quali settori coprite? Grazie al cielo, tutti. Una volta abbiamo fatto una pubblicità dove c'era "tutto va lavato", tra virgolette, noi laviamo tutto.
perché abbiamo l'automotive, abbiamo il farmaceutico, abbiamo l'alimentare, abbiamo... Le gelaterie, che io adoro. Gelaterie, abbiamo appena fatto il Sige a Rimini, gelato da tutte le parti, infatti facciamo macchine per gelaterie. Adesso abbiamo un progetto per una linea automatica per lavare degli stampi delle torte gelato. Però anche lì cosa succede? Come funziona? Il cliente ci manda la torta gelato, che noi ovviamente assaggiamo, e poi quello che avanza dello stampo, certo, vediamo come lavarlo. Infatti molto spesso facciamo dei begli aperitivi in azienda, perché ultimamente abbiamo consegnato una lava parmigiano, sembra una fesseria, ma il parmigiano si lava e il cliente ci ha mandato 4 forme da 35 kg di parmigiano. Beh, festone. Festone, perché bellissimo. Pulite, ma allo stesso tempo dovete giustamente... Abbiamo dovuto metterci il vino, però diciamo che la parte importante c'era. Allora, grazie. Passiamo a Valentino. Filosofia. La nostra filosofia alla fine è anche la nostra missione, perché noi siamo costruttori di macchine, quindi quello che vogliamo e che dobbiamo fare è proprio quello, costruire delle macchine che... Sembra un po' banale da dire, ma funzionano e lo fanno in una maniera eccellente. Questo perché? Perché le aziende con le quali collaboriamo sono spesso giustamente vincolate da norme igienico-sanitarie molto stringenti. Quindi quello che dobbiamo fare è partire soprattutto da un'analisi di quella che è l'esigenza del cliente e poi arrivare appunto alla customizzazione perfetta del macchinario che risolve quello che è il suo problema specifico. Infatti, quello che cerchiamo sempre di far capire poi al cliente è che chi acquista una macchina Velox non sta acquistando un semplice macchinario, ma una soluzione che poi arriva a ottimizzare quello che è il suo ciclo produttivo e in molti casi anche la qualità del prodotto che si va a offrire, quindi. E i valori etici, focus sul cliente, competenza, creatività. Esatto. E per quello che riguarda i progetti futuri? Allora, i nostri progetti futuri in realtà sono già in fase di avviamento, perché di questo periodo dobbiamo fondare tutto sulla raccolta e l'analisi delle informazioni. Per farlo stiamo digitalizzando tutte le nostre macchine, in questo modo possiamo quindi raccogliere dati su cicli di lavaggio, su prodotti chimici utilizzati, temperature di lavaggio, oppure una digitalizzazione dei nostri processi interni, che ci ha permesso di ampliare il network con tutti i partner e rivenditori e arrivare quindi a confrontarci con loro quasi quotidianamente, proprio per raccogliere quelle che sono le esperienze e le diverse realtà sparse per il mondo che collaborano con noi. Molto importante la digitalizzazione, soprattutto quando si parla di un prodotto del genere, no? Perché non è così facile assolutamente promuovere o comunque fare un marketing... anche se avete veramente tantissimi, tantissimi clienti, prima mi accennava alcuni marchi importantissimi. Sì, ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti, non le volete nominare. Allora, grazie, il tempo quasi finito. Mi colpisce il vostro slogan, che è? È uno stile di vita. Cioè, visto che è inutile stressarsi, tu fai sempre le cose al tuo meglio. Come ti vengono, ti vengono. Se non vengono di più di quello che puoi, non ti preoccupare. Lo faremo un'altra volta. Io credo che abbiamo concluso la nostra intervista. Con questo speriamo di aver fatto il nostro meglio. No, come dice il nostro CEO, e ringrazio Carlo Antonio Butti, CEO della Velox Marchitta, ringrazio Valentino Sabatino, marketing director, per questa perla. Grazie, amici di Pole Position, grazie per averci seguito anche questa sera. Alla prossima. Buonasera, benvenuti a Pole Position, sono qui con il signor Paolo Mattiazzi, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Che è amministratore della Mattiazzi SRL, prima abbiamo un po' parlato ed è un'azienda molto molto affascinante. Vogliamo raccontare un po' di storia dell'azienda? Certo, la Mattiazzi è un'azienda che è sita nella provincia di Udine, a San Giovanni Natisone. È una zona prettamente portata per la lavorazione del legno e noi produciamo sedie in legno, sedie di alto design in legno. La nostra realtà nasce nel 79 quando mio padre e mio zio, Nevio e Fabiano, l'hanno fondata e hanno cominciato a
collaborare all'interno del distretto della sedia, quindi a creare elementi di sedie. Non sapevo che in Friuli c'è proprio il distretto della sedia. Sì, 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 c'è ancora il distretto della sedia, è ormai è stato traumatizzato dalle varie crisi e le varie vicissitudini del tempo. Negli anni che furono, negli anni 80, il distretto era molto grande, contava più di 1800 aziende site in tre comuni, quindi una realtà molto, molto strutturata. E il core business dell'azienda qual è? Noi ad oggi abbiamo cambiato faccia e che proponiamo una linea di prodotto col nostro marchio, Marco Mattiazzi, e proponiamo delle sedie di alto design sempre in legno, perché questo è il nostro DNA. Di alto design, io so che voi siete anche al MoMA, cioè siete in, sì, 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 ai noi, massimi livelli del design proprio. Sì, vogliamo puntare in alto, se così si può dire, cioè, perché la nostra storia crescendo negli anni ci ha portato a diventare dei produttori con mercati internazionali e ad oggi copriamo parecchi paesi in giro per il mondo. Siamo riusciti ad avere esposizioni o comunque delle referenze davvero importanti, come possono essere il MoMA di San Francisco. Caspita. Siamo al Victoria Albert Museum a Londra, il Museo del Design di ci sono delle sedie che possono Monaco. Essere delle opere d'arte, effettivamente. Sì, certo. Sono abbiamo bellissime. Anche addirittura vinto il premio come miglior design dell'anno con due dei nostri prodotti nel 2009 e nel 2013. E nel 2012 anche un Icon Design, quindi per fortuna sono prodotti che vengono recepiti bene da questa nicchia di mercato molto, molto importante. Bene, bene. Senta, dovessi dire, appunto, stiamo parlando proprio delle qualità delle vostre sedie, sì. Punti di forza, quali sono della vostra azienda? Beh, indiscutibilmente io partirei dalla collaborazione che abbiamo con i nostri designer di livello internazionale. Sono designer del calibro di Konstantin Gürcic, dei fratelli Borulek, di Jasper Morrison, Industrial Facility, quindi dei nomi che sono dei giganti in questa nicchia di mercato, i quali hanno accettato di collaborare con noi proprio per riuscire a unire la loro firma e la loro bravura nel disegno con la nostra capacità artigianale, quindi associata alla qualità che vogliamo produrre. Quindi abbiamo un lato, un designer che diventa molto importante come disegno del prodotto, la nostra artigianalità che vogliamo proporre come nostro DNA associata alle ultime tecnologie a livello macchinario che ci danno modo di alzare ulteriormente la qualità del nostro prodotto. Sì, perché per me artigianale vuol dire qualità. Io sarò antico, ma per me artigianale vuol dire di grande qualità. Glielo confermo. L'attenzione nel dettaglio viene posta su ogni singolo prodotto, quindi cerchiamo di non lasciare niente al caso. Senta, progetti futuri, abbiamo passato tutti un brutto momento. Sì. Progetti futuri, perché parlare di futuro aiuta a superare la depressione. È vero, è vero. È vero anche che noi cerchiamo di guardare la situazione attuale o quello che abbiamo passato come una opportunità per il futuro, perché ad ogni cambiamento risponde anche una nuova linea produttiva, un nuovo cambiamento, un nuovo modo di proporsi sul mercato. Noi negli ultimi anni ci siamo attrezzati, abbiamo creduto molto nel nostro mercato e nei nostri partner e anche nei nostri designer, perché non dimentichiamo le collaborazioni che abbiamo con loro, e cerchiamo di avere un'ottica il più rosea possibile, certo, su quello che riguarda il nostro mercato. E io vi auguro il futuro più roseo possibile. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Salve.